Ringrazio i Killers, li ho chiamati personalmente per sapere se potevo usare la colonna sonora, mi hanno detto di no, naturalmente, quindi li ringrazio per non averlo visto ancora e non avermi denunciato. Questo ragazzo è in realtà un ragazzo normale, normalissimo, e cos'è che è atipico? Il vampiro. Lui non è un vampiro come si suol dire, perché non ha canini aguzzi, si riflette negli specchi. E sono tutti capitoli brevi, di due pagine, una pagina e mezzo, ognuno con una sorta di sorpresa alla fine. E vabbè, il vampiro è quello che è. Come fonte di ispirazione possiamo dire Twilight. Beh, oddio, ora è un po' azzardato. Diciamo che quando mi hanno scritto che era l'anti-Twilight nelle prime anteprime che abbiamo fatto, forse un pochino è vero. Nel senso che è molto più serioso e poi soprattutto si fa sesso prematrimoniale, quindi è più reale. Mi sono detto, ma possibile che ogni volta che ci sono di mezzo i vampiri, gli zombie, i lupi, ma tutti cadono dalle nuvole? Vuol dire, lo sai cos'è uno zombie? Tutte le volte che tutti, il personaggio che per la prima volta vede lo zombie fa, oddio, e lui resta lì, ma sparagli in testa, cioè è 40 anni, 50, quasi 60 che il cinema ci racconta degli zombie, dei vampiri, ormai lo sapremo come affrontarli. È un romanzo dove ho voluto dare proprio un'idea di quelli che sono i gusti e comunque, bene o male, i riferimenti culturali che ti ritrovi inevitabilmente ad avere se sei nella generazione tra i 20 e i 30 anni. Cioè c'è vita vissuta e urban fantasy. A me è sempre piaciuto questa cosa. Sembra una bella commistione.